appassionati di basket, gentili utenti di Assist Sportivo, bentrovati dal Palabasket Nando Elio, dove è appena terminata la gara tra Olimpica e Cestistica Barletta, vinta dagli Ofantini 74-63. Siamo in compagnia del coach dell'Olimpica, Antonio Russo. Coach, complimenti per questa vittoria, è la quarta su 5. Che momento è? Un momento magico questo per l'Olimpica? Sì, è un momento che dobbiamo sfruttare fin quando possiamo farlo. Io spero che si prolunghi quanto più possibile, però tutto sommato abbiamo vinto una partita e abbiamo vinto anche la differenza canestri che ci fa fare quel salto, quel passaggio in più su un'eventuale classifica a pari punti. La partita era difficilissima e si vedeva che loro hanno preparato bene sull'attacco, sul nostro attacco, erano molto preparati, anticipavano molto sui giochi e ci hanno messo molto in difficoltà. Però devo fare un plauso ai miei ragazzi che ci hanno creduto fino in fondo, ci hanno messo, diciamo, queste sono le partite da vincere col cuore e con la voglia. Sì, oggi Pedro è uscito un po' alla lunga dopo un inizio un po' bloccato, comunque Milo 20 punti, Triglione dalla panchina ha dato il massimo, simbolo che il gruppo c'è e risponde sempre presente. Sì, è vero, e questo è il passo in più che ci serve per classificarci in una situazione di classifica abbastanza importante. 30 punti con la prima che sale di diritto, adesso qual è il vostro vero obiettivo? Si può puntare davvero a un'eventuale promozione? A me piace lavorare domenica dopo domenica e quando arriveremo al dunque tireremo le somme e vedremo un pochettino dove ci siamo classificati e vedremo anche la situazione playoff dove possiamo arrivare, perciò adesso stiamo con i piedi per terra. Nella prossima gara incontrate Fasano, le ha vinte tutte nel girone di ritorno, sarà una gara sicuramente difficile, andata arrivata una sconfitta, che gara si aspetta? Niente, noi andremo a fare la nostra onesta partita, metteremo l'impegno massimo, sappiamo di giocare contro una squadra, una diretta concorrente, una squadra attrezzata, però questo non ci spaventa perché dobbiamo credere molto, se crediamo sui nostri mezzi, secondo me riusciamo a fare anche risultati. Vorrei approfittare per fare un applauso al pubblico che è veramente lodevole da questo punto di vista perché ci sta dando una grossa mano e anche questo io dico ai miei giocatori che dà stimolo per non deluderli. Sì, infatti oggi il pubblico ha riempito tutto il Palabasket un po' dopo effetto, chiamiamolo effetto derby, quanto è importante dal campo il supporto del pubblico? Per me è determinante perché nei momenti difficili, diciamo che il sesto uomo in campo dove ti sprona a fare sempre bene, perciò ben venga, anzi dobbiamo sempre ogni domenica incrementare di più. Ok, grazie coach, complimenti. Siamo con il coach della Cestistica Barletta, Gino Degni. Coach, è arrivata dopo 3 vittorie consecutive, è arrivata questa sconfitta in uno scontro diretto per i playoff. Ecco, secondo lei cosa non è andato, cosa non le è piaciuto della gara di oggi? No, oggi abbiamo giocato male, abbiamo interpretato la partita non al solito. E considerato il fatto che giochiamo con qualcuno in meno proprio nella regia, perché si stanno facendo dei grossi sacrifici i ragazzi da questo punto di vista, e stasera abbiamo trovato una squadra che ci ha messo un po' di difficoltà proprio lì. Quindi diciamo che a sprazzi si è vista qualcosa, anche se non sono molto soddisfatto, molto contento un attimino proprio della prestazione che hanno fatto, perché potevamo giocare un pochettino meglio. È stata una partita combattutissima, è finita in un certo senso quando l'arbitro ha fischiato 2 tecnici, uno a lei, uno al play Degni. Ecco, ci spiego un po' che cosa è successo, in un certo senso l'ha chiamato lì il tecnico all'arbitro. Sì, l'ho chiamato io, vabbè, è meglio che non parli, perché qui c'è da fare una rivoluzione, assolutamente, non ha senso, non ha senso, perché i ragazzi, dico gli arbitri, lo dico con cuore, sono lasciati a loro stessi, cioè questi ragazzi sono lasciati a loro stessi, cioè non sono seguiti per nulla, partendo dalle giovanili, arrivando fino alla C2 e non so, forse anche più in alto, e mi fermo qua. Ecco, ritornando quindi al campo e alla classifica, l'Olimpica vi aggancia a 30 punti, la lotta a playoff diventa sempre più interessante e più entusiasmante. Il nostro obiettivo è esserci nelle prime 8, anche se poi nel corso d'opera è stata cambiata anche la regola, quindi quello che vi sto dicendo, cioè, perfezioniamo anche queste cose qua, perché purtroppo c'è la federazione, si parte con una cosa e si arriva con un'altra. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere i playoff, poi dipendentemente dal piazzamento
diciamo che per noi è simbolico, perché siamo ripartiti di nuovo facendo delle cose che a noi sono più congeniali, cioè quelle di mettere in campo dei ragazzi, e quindi il nostro obiettivo è quello di raggiungere il posto più alto possibile, poi fino alla fine vedremo insomma dove riusciremo ad arrivare. Nella prossima gara incontrerete la Cenerentola di questa Serie C, il Brindisi in casa. L'obiettivo ovviamente sono i due punti per riprendere questa corsa playoff che oggi si è fermata. Sì, sì, no, ma ogni partita ha la sua storia. Io non ho dato mai per scontato che quando giochi con l'ultimo in classifica devi allentare, anzi, devi mettere ancora di più la tua concentrazione, perché sono le partite più difficili quelle, perché se giochi con le squadre che sai ci devi giocare, ma se vai moscio alla fine puoi anche prendere la sberla in faccia, quindi bisogna mantenere alto l'attenzione da questo punto di vista. Ok, grazie Cucci, in bocca al lupo.